Questi giorni mi sto confrontando con una brutta bestia nel settore del business e anche della vita di tutti i giorni. Si chiama invidia. Spesso la ritroviamo, soprattutto nel settore del business, quando ci si chiude un po' a riccio e si vuole dimostrare la propria incapacità di raggiungere per certi versi degli obiettivi o si vorrebbe raggiungere degli obiettivi ma non si riesce e spesso non si riesce a capire come mai non si è raggiunti e quindi si distoglie proprio l'attenzione dal proprio modalità di lavoro per sostanzialmente denigrare per certi versi o cercare di togliere credibilità al magari diretto concorrente oppure a qualcuno che invece ci sta riuscendo a raggiungere quel grande risultato che sembra non essere alla nostra portata. Beh, diciamo subito che l'invidia non ci porta da nessuna parte. L'invidia in realtà crea solo distoglie attenzione, quindi ci crea una situazione dove ci preoccupiamo degli altri, ma non guardiamo al nostro essere e a come migliorarci. Quindi l'invidia non funziona per questo motivo. E poi anche ammettessimo che il nostro motore della nostra crescita personale, del nostro business sia davvero l'invidia. Una volta che abbiamo sostanzialmente battuto su un determinato obiettivo il nostro concorrente attraverso proprio lo strumento dell'invidia, che cosa ci rimane poi? In realtà assolutamente nulla, ci rimane solo la possibilità di tentare di denigrare, di attaccare qualcun altro per un altro obiettivo. Ovviamente questo non è la strada per un buono e sano business, non è la strada per una crescita personale vera e duratura.